La ricerca che abbiamo presentato al congresso annuale dell'American Art Association tende a stratificare in maniera più accurata il rischio dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. Le linee guida, infatti, in base al rischio, stabiliscono il tipo di terapia da adottare. La nostra ricerca si è concentrata sui soggetti più numerosi, che sono quelli con rischio intermedio e per i quali non è chiaro come decidere su una terapia meno invasiva o una terapia più invasiva. Utilizzando lo Stroke Volume Index o indice di gettata sistolica, abbiamo trovato un valore che è in grado di stratificare ulteriormente i soggetti in rischio intermedio alto, ai quali daremo le terapie più invasive, che sono costituite da infusioni continue endovenose o sottocutanee di farmaci, dai pazienti con rischio intermedio basso, ai quali possiamo utilizzare farmaci della stessa categoria, ma con somministrazione orale, sono meno potenti ma ovviamente più graditi ai pazienti. La ricerca quindi ci consente già da adesso, e tutti gli altri centri possono adottarla, ci consente già da adesso questa maggiore ulteriore personalizzazione della terapia dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare a rischio intermedio. Il centro dell'ospedale di Sant'Orsola è l'unico centro italiano riconosciuto dalla Commissione europea e inserita nel gruppo dei 17 centri che costituiscono il gruppo Erlang Pulmonary Hypertension. Questo gruppo sta unendo le forze per poter trovare ulteriori vie di terapia di questi pazienti, che sono pazienti rari. In realtà il nostro centro ha un database che dura ormai da 20 anni, che include 2500 pazienti e che ci consente appunto di fare delle ricerche approfondite sul risultato dei farmaci e su eventuali innovazioni che possiamo adottare per il futuro. Noi svolgiamo anche un centro di coordinamento dei 17 centri insieme al gruppo dell'ospedale Kremlin-Bicêtre di Parigi.